Cari amici di Outcast, ben trovati con un nuovo appuntamento con Cinepill. Io sono il solito Andrea Peduzzi e in questo pomeriggio di caldo devastante vi parlo di Annabelle 3. Allora, Annabelle 3, che è uno dei film del cosiddetto Conjuring-verso, cioè il film appartenente alla serie Conjuring, dei quali io in realtà ho visto solamente il secondo capitolo regolare, cioè il caso Enfield. L'avevo visto in sala ai tempi dell'uscita, ero in sala anche in quel caso, e diciamo, non è che lo ricordi granché bene, però ricordo che mi era piaciuto. Soprattutto mi era piaciuto il modo in cui restituiva questa Inghilterra degli anni 70, questa Londra di borgata. Si poteva proprio quasi respirare la puzza di moquette bagnata, la carta da parati sciatta. Cioè, era proprio un film che, non lo so, trasmetteva in maniera molto molto forte la sua ambientazione, proprio curata. Questo secondo me dà un bel valore aggiunto. Qui pure in questa Annabelle 3 arrivano fortissimi gli anni 70, in questo caso americani, perché il film è ambientato nella casa dei coniugi Warren, e sono degli anni 70 molto molto belli. Mi hanno ricordato un pochino quelli di Tempesta di Ghiaccio, netto che lì appunto c'era un sacco di ghiaccio, e qui invece è un clima diverso. Ad ogni modo, questo è il settimo film, credo, della serie, tenendo conto però di sequel, spin-off, sequel degli spin-off, di questa serie che appunto è ispirata, diciamo così, in parte, sotto alcuni film lo sono più di altri, ai racconti dei coniugi Ed e Lorraine Warren, realmente vissuti demonologi, indagatori del paranormale, che diciamo vivevano in questa casa del New England, credo, nel Connecticut, dove diciamo conservavano al piano terra, diciamo, tutta una serie di artefatti magici posseduti. Insomma, lì mettevano tutte le robe, diciamo, che si dovevano portare a casa a seguito delle loro avventure, e diciamo è attorno a questo magazzino che ruota un po' questo film. La serie è stata inaugurata da James Wan, che poi è il regista di Aquaman. In questo caso il regista non c'è, è presente in veste di sceneggiatore e di produttore, però il film è stato diretto da Gary Duperman, che comunque aveva già collaborato ad altri film del ciclo, e tra l'altro era pure coinvolto nel recente adattamento di It, verso il quale Annabelle 3 ha, secondo me, un pochino di debiti, o quantomeno ci sono delle cose che ricordano l'ultimo It di Muschietti. Per un luogo c'è la costruzione dell'orrore, in questo caso che parte dalla bambola satanata, però la bambola eponima, però finisce un po' per aprire le porte, come dicevo, a questo bestiario per via di questo magazzino che viene in qualche modo liberato da uno dei personaggi. E ricordo un po' anche tutta l'incarnazione del clown di It, anche per il modo in cui, diciamo, fomenta le paure di ciascuno e vi si adatta, ecco. E poi c'è sempre un po' lo stesso gusto nel trasfigurare questo ambiente familiare, in questo caso le mura di casa, e trasformarlo in una trappola mortale con il filo dietro ogni angolo, che era un po' quello che succedeva in It, quando i ragazzini andavano poi nella casa famosa. Insomma, ripeto, poi non è una cosa che si è inventato It, che non si è inventato sicuramente Annabelle 3, c'era già da prima, è un classico, quasi un cliché, è quasi un home invasion alla rovescia, però insomma. Sicuramente, ecco, qui mi è arrivato in maniera simile di It, non so se fosse stata la fotografia o alcune trovate. Rispetto a It, però, questo film è un po' più debole, nel senso, è un film nella media, diverte, non inventa nulla, come ho già detto, ci sono un po' delle premesse in cui i genitori, con i Warren, in questo caso sono via a fare un'altra indagine per i fatti loro, lasciano a casa libera la figlioletta Judy, interpretata da McKenna Grace, che tra l'altro è bravissima, e entrano in gioco anche i soliti adolescenti, cioè la babysitter coscienziosa, la sua amica un po' più maliziosa e che si caccia nei guai, e poi c'è il vicino di casa pretendente goffo. Insomma, c'è proprio tutto un po' di cliché da teen horror, che però insomma funziona. Tra l'altro, ripeto, qui anziché scassare i mobili, come potrebbe succedere, non so, in un Six Candle nei Fidget News, qua non ci sono robe da scassare o Ferrari da portare via, ci sono appunto questi artefatti che vengono incasinati e danno origine a un sacco di casini. Insomma,
È un horror che rimanda molto anche agli horror, ai film degli anni 70. È un film che probabilmente, se siete appassionati del genere, avrete già visto altre volte in qualche modo, magari anche fatto meglio, però funziona bene. Cioè, in questo caso non è un film, è un film alla media ma che funziona. È un film che regge, che piazza bene le sue trappole, che spaventa comunque lo spettatore scegliendo i momenti giusti, diciamo così, per farlo saltare sulla sedia. E poi tutto sommato butta dentro anche un po' di tematiche interessanti, da Coming of Age, passa il tema del bullismo sulla ragazzina perché è la figlia dei Warren, e quindi insomma con i genitori sono un po' nell'occhio del ciclone perché fanno un'attività controversa, appunto i demonologi. Quindi anche questa cosa qui viene infilata nel film. Non è probabilmente il miglior film che c'è in giro adesso, se avete voglia di entrare in un cinema e spararvi all'aria condizionata, però non è neanche il peggiore. Insomma, è consigliato, un film divertente, perfetto per l'estate, dai. Tanto il film è già uscito la settimana scorsa su Outkast, trovate già la recensione scritta. Andateci se ne avete voglia. È tutto per questo Cinepillole. Alla prossima, ciao.